grazie al progetto PhD iTalents ho avuto l'opportunità dal 2017 di poter lavorare in 3D Research. Appena assunto nel reparto di ricerca e sviluppo mi sono principalmente occupato di due attività. La prima riguarda l'industrializzazione di uno dei sistemi che rappresenta tutt'oggi il prodotto di punta dell'azienda, cioè Divi, una tablet subacqueo che consente ai sub di potersi orientare mentre navigano, quindi nei siti archeologici o naturalistici subacquei, e di ricevere delle informazioni contestualizzate grazie all'utilizzo della tecnologia della realtà aumentata. Al fine di poter creare le mappe che poi caricate su questo navigatore subacqueo, parallelamente è stato sviluppato un servizio di ricostruzione 3D, grazie al quale è possibile quindi avere un modello virtuale del sito archeologico naturalistico da visitare. Questo ci ha consentito non solamente di poter creare quelle che sono le mappe da caricare nel tablet, ma di poter sviluppare dei sistemi basati sulla realtà virtuale che ci consente di poter far rivivere anche a chi non è sub una visita virtuale in quelli che sono i siti archeologici, naturalistici e spazi in tutto il Mediterraneo. A partire dal 2015 in poi la 3D Research si è focalizzata nell'ambito delle nuove tecnologie per la promozione e la protezione in situ del patrimonio culturale subacqueo, che è una realtà estremamente importante per l'Italia e per l'intero Mediterraneo. Nell'ambito di questa crescita dell'azienda è stata di fondamentale importanza poter accedere al progetto PhD iTalent per poter assumere una risorsa che avesse il dottorato di ricerca e che quindi avesse già una formazione nel campo della ricerca forte e consolidata. Attualmente sono a capo del team di subacquei che si occupa appunto del servizio di ricostruzione 3D e dei test, validazioni e dimostrazioni di quelle che sono le tecnologie che l'azienda sviluppa per il settore subacqueo e marino. Parallelamente sono project manager in alcuni dei progetti europei in cui l'azienda è coinvolta.